sai, Enrico, che Zucchero da piccolo suonava insieme ai Saccarosio, fortissimo. Io vado via, ciao ragazzi. Io vado. No. Vado via anch'io. Eccoli qua i nostri amici Due Idee. È circa, credo, 15 anni che li aspetto qua in radio, ma ci siamo riusciti. Poi una giornata tranquilla. Ritardo in anticipo. Meglio tardi. Eravamo sempre o in ritardo o in anticipo. Sì, ma non importa. L'importante è che voi siate qua con me, con gli amici di Radio Fa Buon Sangue, con Radio RCS, e raccontare la storia di Due Idee mi sembra inutile, perché sono talmente famosi, talmente bravi che sarebbe inutile. Loro si definiscono cantabarettisti, ma questa è una frase, diciamo, degli anni d'oro, no? Cioè, Fin dall'inizio. È sempre quella. Scusate, c'è una mosca che mi al naso. Allora, Adriano Battistoni, Daniele Megliati, Due Idee, ma come è venuta fuori? Allora, rispondete una alla volta, poi dividetevi la risposta. Come è venuta fuori sta idea del fare il cabaret con l'incanto, mescolare questa forma? Daniele secondo me lo sa spiegare bene, perché all'epoca quando noi volevamo fare i cantanti, però come cantanti facevamo ridere, insomma. Esatto. Quindi a questo punto abbiamo pensato, ma forse è meglio buttarsi su qualche cosa che non sia proprio la canzone semplice. E allora abbiamo cercato di scherzarci un po' sopra, e è venuta fuori questa cosa. Abbiamo visto l'anno, che ma l'anno qual è? Che anno era? Ma quando abbiamo iniziato a lavorare su queste cose sarà stato il 2006, fra il 2007 e il 2008. Esatto. Ascolta, io so che Daniele è in mezzo campagna, perché lo abbiamo disturbato mentre si stava infrattando con qualcuna, perché è su una stradina proprio di campagna. Io non lo so dove cazzo sei, ma comunque, guarda, se ti dovessi raccontare dove sono andato a finire non te lo saprei allora dire. Allora, o stai andando al cesso in mezzo campagna e quindi vabbè, e lì ti serve della carta, qualcosa. Guarda, neanche lui dov'è. Non so dove sono. Ho chiesto aiuto al mio amico, il mio amico è quell'altro, il quale ha detto: aspetta, faccio una diretta Facebook e poi ti vengo a prendere. Capisci tu? Ma dove sei, scusa? Si può sapere? La zona è Imola, ma dove più o meno siamo vicini io e Adriano. Dovevamo essere insieme. Solo che tu hai forato. Ho forato. Avevo già sbagliato strada e ho forato, e quindi sono due cose. Io non lo so, perché ogni volta che c'è qualcosa di mezzo c'è sempre qualcosa che... Però è bello anche così, la nostra radio è fatta di puttanate, cioè questo è... noi siamo nel posto, ci siamo le persone giuste. No, volevo dire, ragazzi, adesso noi scherziamo, ma sono attraverso anche loro lo spettacolo di Radio Fa Buon Sangue, sono presenti spesso e volentieri nelle piazze italiane, ci vengono a trovare spesso con la loro comicità. Speriamo. Io volevo far vedere appunto la vostra capacità, vero Filippo? Noi riusciamo a far vedere la loro capacità sonora e anche comica, e abbiamo un video apposta da far vedere, quindi lo vediamo insieme. State lì, non andate via. L'apertura della bocca spalancata al ruzzar, con la bava sul divano e con accesa la TV. Poi nel buio il volume, conciuda di uno spot, è cresciuto. Spegne il digitale, era il Blu-ray. L'altro se lo schiaccio, io sono certo che si abbassi. Hai spento Sky e partita per errore la sigla.
direi. Se io ricambiando non ritrovassi Carlo Conti, lo cambierei. Adriano Battistoni, grandissimi come sempre, molto divertenti ragazzi. Volevo dire, avrei una trasmissione, guarda, ho un format televisivo da far presentare proprio a Carlo Conti, nuovo presentatore della TV italiana, che è da tempo che non si vede in TV, e quindi avete ragione, avete centrato. Non ho ben presente neanche che faccia. Avete centrato l'obiettivo. Se prima c'era Pippo Baudo, adesso c'è un altro nel senso buono. Io dico, con tutti quei soldi che ha mucchiato potrebbe far lavorare qualcun altro, ma questo è sempre il solito discorso. Allora io voglio ricordare che il Due Idea sono in giro per l'Italia anche adesso, un po' meno rispetto a come prima. Dove siete prossimamente? Dovremmo essere il 25 luglio sopra fra l'Emilia Romagna e Firenze e la Toscana. È bello perché una volta, è vero Daniele, una volta avevamo le date tutte messe una in fila all'altra, adesso parliamo tutto tutto in condizionale. Tornerà, cambierà e ritornerà tutto normale. Per il momento siamo un po' così, ma perché tutto è così, non so. Dovremmo essere anche al mare il 18 a Gabice. A Gabice. Perché le conferme arrivano all'ultimo momento. Allora io voglio ricordare, anche se Adriano ce l'ha le scatole piene, quando ricordo o gli ricordano questa cosa qua, ne sono certo, ma io lo ricordo lo stesso, che lui è un dei grandi vincitori di Sarabanda, e nei tempi d'oro è stato uno dei grandi vincitori di Sarabanda, nel senso, al di là dei soldi, delle capacità incredibili. Quante puntate hai fatto, Adriano? Come, scusa? Quante puntate hai fatto, Adriano? All'epoca ne feci 24. 24 puntate, un campione. Ma avevi il nome particolare o eri sempre tu? No, ti dava il soprannome. Io ero Fragolone. Fragolone, esatto. Sono stato il primo ad essere battezzato con un nomignolo. Fragolone, chissà perché poi. Ha dato il via poi dopo a un sacco. Ma in realtà il perché lo sappiamo, ed è una cosa legata a una canzone, però tutti pensano che sia perché lui sembri una grossa fragola, ma non è così. Sembra più un bananone, allora. Già. Scusami Adriano, non volevo offenderti, sai che noi ci piace prenderci per il fondelli. Ci mancherebbe. Allora io Due Idea, siete intanto, mi fa grazie mille, perché è stato un piacere avervi. Ho sudato 8 camicie, ma alla fine ce l'ho fatta. Ringrazio anche la vostra amica Samantha, non è un'amica particolare. La salutiamo. Salutiamo Samantha anche, che la ringraziamo. E grazie mille ragazzi, a presto. Grazie a te Enrico, salutiamo tutti gli ascoltatori. Dai, in bocca al lupo. Ciao a tutti. Ciao Daniele. Ciao, duoidea.it. Esatto, bravo. Per le vostre date. Noi sai cosa facciamo? Ridiamo, perché anche i pinguini...